La Lega compie 40 anni, 12 aprile 1984, 12 aprile 2024. La prima denominazione del partito, che nacque come associazione, era Lega Autonomista Lombarda. Alle ultime politiche la denominazione è stata quella di Lega Salvini Premier. Quindi sono passati tanti anni e sono passati tanti acqua e voti sotto i ponti. Cosa è cambiato dagli albori ad oggi di un movimento nato al nord e adesso diventato partito nazionale? Proprio questa è la principale differenza, da cui scaturiscono alcune considerazioni, abitudini pratiche. La Lega ha abbandonato, ha dovuto cambiare il suo lessico, non c'è più Roma la e ha dovuto anche accantonare alcune sue manifestazioni, in particolare quelle di protesta. Ricordiamo una su tutte, la protesta ai caselli autostradali. C'è poi un altro aspetto. 1984, la Lega nasce dove? Nasce qui a Varese, e nello studio del notaio Franca Bellorini si presentano Bossi e altre 5 persone e danno vita, così si faceva dal notaio e si fa dal notaio, a quello che in questa prima versione era una associazione, diventerà poi partito. Questo fa capire perché la città giardino è considerata la culla del Carroccio. Ma c'è un secondo aspetto che ha reso la Lega varesina, nata a Varese, perché la prima sezione cittadina era il 1990, fu proprio istituita qui a Varese. Il congresso federale dell'anno precedente aveva dato il via libera alla costituzione delle sezioni cittadine. Prima esistevano solo nella Lega le sezioni provinciali e la prima nascita è stata proprio quella di Varese. Il primo segretario cittadino è stato Fabio Binelli, un giovanissimo Fabio Binelli, all'epoca aveva 24 anni. Dopo aver visto cos'è cambiato dagli albori ad oggi, cos'è rimasto di quella Lega? Lo dice Attilio Fontana, è rimasta l'attenzione ai territori e il principio della autonomia, che lo stesso Fontana indica come il DNA della Lega. Poi in questi 40 anni di andamento del consenso elettorale è stato simile al tracciato delle montagne russe, quindi con picchi, ascese davvero alte e cadute a precipizio. Un dato su tutti: il massimo la Lega l'ha raggiunto alle europee del 2019 con il famoso 33%, trainata da un Salvini che poi adesso, per il risultato che ha ottenuto nelle ultime politiche, viene criticato anche all'interno del movimento. 40 anni dunque un po' così, segnati da andamenti positivi e andamenti negativi, un po' come tutti i partiti. Un aspetto forse ci permettiamo di osservare in positivo per la Lega: una Lega che non si è mai arresa, una Lega mai doma anche nei momenti di maggiore difficoltà, richiamando forse quello che era un modo di dire di Roberto Maroni: mai mulà.